Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. L'opening night della Gamescom di ieri è stata piuttosto moscetta e non ha fatto altro che rafforzare l'idea che tutta l'industria è in una forte fase di riassestamento dopo la crisi pandemica che ha caratterizzato il 2020. La next gen, nonostante abbia un debutto previsto fra 3 mesi, fatica a ingranare e a mio avviso uno dei pochissimi titoli in grado di far percepire un salto generazionale in avanti è Ratchet & Clank Rift Apart. La demo mostrata purtroppo ha aggiunto ben poco rispetto a quanto visto nel reveal dello State of Play, ma la sequenza di gameplay estesa non ha fatto altro che confermare le sensazioni più che positive verso questo titolo. L'ultima fatica di Insomniac Games presenta degli elementi rivoluzionari e impensabili sugli hardware di questa generazione e apre un mondo di possibilità su quelle che saranno le novità introdotte dalle nuove console. Per questo ho deciso di proporvi oggi una piccola lista dove ripercorro alcuni dei momenti che secondo me hanno segnato la storia del videogioco, spingendo in avanti le potenzialità del medium, titoli che per un motivo o per un altro hanno lasciato i giocatori di tutto il mondo con la mascella a terra, imponendo nuovi standard grafici e di gameplay. Ovviamente non è una classifica e la lista è estremamente legata alla mia carriera da videogiocatore, per questo sono curioso di sapere quali sono per voi le pietre miliari che hanno rivoluzionato il concetto stesso di gaming. Fatemelo sapere nei commenti e prima di iniziare, come al solito, se il video vi piace, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! Per capire al meglio il senso di questa lista è doveroso iniziare dalla fine, analizzando quelle che sono le vere innovazioni introdotte da Ratchet & Clank Rift Apart. Il gioco mette in mostra le potenzialità dell'SSD di PlayStation 5, che grazie a una velocità di caricamento così rapida da eliminare completamente i tempi di attesa, consente dei cambi di scenario pressoché immediati. Questa meccanica è integrata all'interno del titolo tramite l'idea degli squarci interdimensionali, dei varchi spazio-temporali che una volta attraversati porteranno il giocatore in uno scenario completamente slegato dal precedente. La demo di ieri sera ha messo in luce una fluidità di azione incredibile, dove le fasi di platform e shooting vengono rese ancora più adrenaliniche e dinamiche dai repentini cambi di location, o anche da elementi che rompono nel livello perché finiti accidentalmente all'interno di una frattura dimensionale. L'azione Ratchet & Clank sembra un vero Luna Park di esplosioni e colori, graziato poi da una grafica pulitissima e un frame rate più che stabile, nonostante il caos su schermo. Le potenzialità del titolo poi non si esauriscono qui, ad esempio sono molto curioso di capire come gli sviluppatori decideranno di integrare all'interno del gameplay la meccanica del rampino, che è totalmente invertita rispetto all'uso classico dello strumento. Invece che consentire ampi spostamenti agganciando una corda a dei punti in lontananza, in Ratchet & Clank sarà il mondo stesso a collassare verso il giocatore, dopo che questo tirerà verso di sé un portale interdimensionale, il che apre a parecchie sperimentazioni possibili. Il gioco farà parte della finestra di lancio della nuova console di Sony e sono sicuro che anche se col tempo vedremo applicazioni nettamente migliori delle idee presentate in Rift Apart, questo nuovo episodio di Ratchet & Clank getterà le fondamenta su cui verrà costruita la base degli action platform degli anni a venire. Ora, andiamo un po' indietro con gli anni perché vorrei parlarvi di Uncharted 2, il covo dei ladri. Naughty Dog da sempre si è dimostrato uno studio in grado di settare nuovi standard all'interno del mondo dei videogiochi, tanto dal punto di vista del gameplay quanto della narrazione. Sebbene sia dell'idea che i veri capolavori del team siano i due The Last of Us, in questo video non potevo non citare il secondo episodio delle avventure di Nathan Drake. Dopo un primo capitolo dal buon impatto grafico ma un gameplay ancora incerto, il Covo dei Ladri prese tutto quello che c'era di buono dal primo Uncharted elevandolo all'ennesima potenza. Il risultato era un action adventure divertente e adrenalinico, intervallato da delle sequenze interattive dal forte sapore cinematografico che mettevano in luce delle capacità registiche fenomenali. Se già la sequenza di apertura all'interno del treno in bilico sul burrone mozzava il fiato giocando sul senso di vertigine e la confusione dei riferimenti spaziali, per me la vera sequenza spaccamascella è quella all'interno dell'albergo dove un elicottero che insegue Nate inizia a far fuoco contro il palazzo. Certo, si tratta di una sequenza scriptata, una tecnica ormai stra-abusata che sicuramente ha perso la sua carica visiva, complice anche una grafica invecchiata per forza di cose.
ma all'epoca si trattava di una scena in grado di far impallidire anche un action movie hollywoodiano dal grande budget. A colpirmi fu soprattutto la perfetta integrazione all'interno del gameplay, dove un classico scontro con dei soldati nemici veniva interrotto da questo imprevisto in grado di alterare l'inclinazione del pavimento. Mi ricordo che vedendo tutta la mobilia attraversare la stanza mentre i nemici cercavano invano di correre in senso opposto per salvarsi la pelle, ho provato la sensazione di essere lì dentro, in un palazzo che stava rovinosamente crollando. E questa rimarrà per me una delle scene migliori della settima generazione di console. Rimaniamo sempre in questa generazione, ma torniamo indietro nei suoi primi anni di vita. Il gioco che più di tutti secondo me segnò un passaggio epocale, mettendo in luce le potenzialità dei nuovi hardware, fu il primo Dead Rising. Ormai quello ideato da Capcom è un franchise morto e il primo capitolo non è di certo invecchiato nel migliore dei modi. La struttura a tempo delle missioni è figlia di un tempo ormai andato. Animazioni e collisioni lasciavano parecchio a desiderare, tanto da rendere ostico il gameplay anche per l'epoca, e l'intelligenza artificiale dei sopravvissuti era forse il più grande ostacolo al completamento del gioco. Ma alle disavventure di Frank West va riconosciuto un merito fondamentale. Dead Rising fu il primo titolo in grado di presentare una tale quantità di nemici a schermo. Il motore grafico per me fu semplicemente rivoluzionario e permetteva di rendere la struttura del centro commerciale di Willamette letteralmente infestata dagli zombie, e non si trattava di un semplice orpello grafico, ma di una caratteristica fondante del gameplay. L'approccio free roam, sebbene limitato a delle aree di certo non gigantesche, permetteva al giocatore di sperimentare quanto più possibile con una varietà infinita di oggetti, e per ogni spostamento andava attuata un'attenta pianificazione, tanto per ottimizzare le tempistiche di percorrenza, quanto per evitare di rimanere accerchiati da un'orda di zombie. Insomma, con Dead Rising, per la prima volta, non erano avvertibili trucchi artificiali come nebbia e pop-up, pensati per delimitare le aree di gioco e mascherare la loro relativa vuotezza, il che fu un passo in avanti non da sottovalutare. Rimanendo in tema zombie, passiamo alla mia console preferita di tutti i tempi, il GameCube. Resident Evil fu uno dei grandi protagonisti di questa sfortunata console Nintendo. Sir Rebirth mise in luce le potenzialità grafiche dei nuovi hardware, proponendo un remake in grado di terrorizzare tanto quanto l'esordio avvenuto nella generazione precedente. Per me il vero stacco rivoluzionario lo si ebbe con Resident Evil 4. L'episodio non solo diede una nuova linfa vitale alla serie, sradicando tutte le convenzioni di gameplay stantie su cui erano fondati i capitoli precedenti, ma in un certo senso inventò l'action in terza persona così come lo conosciamo oggi. Se da una parte la telecamera sopra la spalla, sebbene qui legata ancora a dei tank control, diventerà uno standard del genere, per me il vero stacco col passato lo si ebbe con il concept stesso del gameplay nella sua totalità. Il motore di gioco non solo garantiva una resa grafica sbalorditiva per l'epoca, ma anche un'interattività funzionale al gameplay. È per questo che la sequenza di apertura all'interno del villaggio sotto assedio rimarrà per me negli annali della storia del videogioco. Al giocatore è semplicemente chiesto di sopravvivere in un ambiente estremamente ostile, con gli abitanti del villaggio spagnolo determinati a uccidere Leon a tutti i costi. C'è la possibilità di creare delle barricate che piano piano verranno sfondate dai nemici, di spaccare finestre per scappare da ambienti chiusi per evitare di essere accerchiati e di muoversi con agilità tra piroette e calci rotanti per respingere la folla inferocita. Tutto questo riconfigurava pesantemente l'aspetto survival dell'horror di Resident Evil, lasciando al giocatore piena libertà di azione e interazione. Finalmente si diceva addio ai fondali pre-renderizzati e alle inquadrature fisse, ma questa maggiore libertà non significava di certo un impoverimento del senso di impotenza di fronte al nemico. Basti pensare all'entrata in scena del dottor Salvador e della sua iconica motosega, una delle morte istantanee più brutali della storia del videogioco. Se si parla di innovazioni generazionali e di momenti che hanno creato dei punti di rottura nel mercato videoludico, non si può non citare il sommo Hideo Kojima, uno dei game designer più influenti di sempre. Nella sua produzione ci sono tantissimi titoli che hanno rivoluzionato a modo loro il panorama videoludico, ma se devo scegliere un solo gioco in grado di rappresentare perfettamente le nuove potenzialità dettate dal passaggio generazionale e chiudere così questo video, per me è scontato parlare di Metal Gear Solid 2. Sebbene si sia rivelato come il titolo più controverso della saga, il secondo capitolo delle avventure di Solid Snake iniziava col botto, proponendo una breve sezione iniziale, quella del tanker,
che oltre ad essere un gioiello di game design, era sostanzialmente una demo tecnica pensata per mostrare le potenzialità di PlayStation 2. In quelle poche ore iniziali, Kojima dava libero sfogo al suo genio creativo, proponendo delle soluzioni ludiche che andavano dal geniale al completamente folle. Si potrebbero perdere ore nel raccontare tutti i tocchi di classe inseriti dal maestro giapponese, ed ogni stanza della petroliera era pensata per introdurre qualcosa di nuovo e sbalorditivo. Già su PlayStation 1 Kojima aveva dato libero sfogo al suo genio creativo, ma è chiaro che un livello come quello del Tanker sarebbe stato semplicemente impensabile se non su un hardware di nuova generazione. Tutto, dall'intelligenza artificiale dei nemici alla distruttibilità dell'ambiente, alle soluzioni ludiche possibili sia in stealth che in combattimento, urlava next gen a gran voce e la sequenza iniziale ebbe un impatto devastante sul grande pubblico. Basta osservare la reazione dei partecipanti alle 3 del 2000 quando il titolo fu mostrato per la prima volta. E questi poracci erano alcuni dei momenti della storia del videogioco che secondo me hanno sancito il passaggio da una generazione di console all'altra. Avete altri esempi del genere? Come al solito vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Next, Michele Gen, ciao!